arrivo tra pochissimo, eh. Buonasera, buonasera bimbi, oggi inquadrature un po' strane perché <ride> il setting non ha, non ha deciso di collaborare, quindi eccoci qua, mi vedete a metà, mi vedete storta, insomma, ho messo il... sì, sto usando una webcam nuova già dalla scorsa volta e ho messo anche la chat box all'interno del video, piccolina perché se no mi copre tutto, tutto lo schermo, però... Insomma, ci siete anche sul, uh, in, uh, in live, anche quando la vedrete dopo, anche quando la vedrete a posteriori, potrete recuperare i commenti, così non sembra ogni volta che sto parlando da sola, ogni volta che recupero le live in remoto, sembra che io parli da sola, in realtà non è così. Ho interrotto il mio K-drama solo per Ile, <ride> perfetto, ho interrotto la, versione, la visione di Girls per saltare sulla tua diretta, spero di essere all'altezza, sicuramente... È una live tematica, lo sapete, lo vedete dal titolo. Parliamo del libro che abbiamo letto ad agosto per il programma Le letture stregate con i bimbi, i cavalieri della zodiaco. Lo sapete, ogni tot, ogni mese, ogni due mesi, questo 2021, leggiamo un titolo. Uh, allora, non solo Mattoni Russi quest'anno, ma anche letture stregate. Mm, mi viene un po' da ridere perché di tutte le letture stregate che abbiamo fatto, in realtà abbiamo incontrato poche streghe nel vero senso della parola, nel stricto senso, diciamo, cioè nel senso più. Specifico, ecco, della parola, nell'accezione più specifica. Ma abbiamo sempre trovato queste figure liminali, eh, un po' al limite, un po' ambigue, ecco, eh, che sì, potevano essere paragonate alle streghe, ma non solo. Nel caso eh, più specifico, ehm, innanzitutto do <ride> il benvenuto a tutte le persone che stanno seguendo. Grazie Silvia, perché ciao a tutti, è la prima volta che riesco a leggere il libro in tempo per la live, Viva e vi faccio vedere la copertina come prima cosa, sperando che funzioni. Ok, dovrebbe funzionare. Ve la metto qui, dai, è più carina. Ve la allargo anche. <ride> allora, il libro che abbiamo letto questo mese è L'eredità delle idee di Caterina Tuciova. Non si pronuncia così, tra l'altro, perché vedo che ci sono degli accenti strani sulla R. Quindi, sicuramente non è Caterina, ma sarà Kate... Scina una cosa del genere. Comunque, sarà un suono più morbido. Ma. <ride> Pronunce a parte, fonetica a parte, um, è un libro in realtà non recentissimo, uscito nel 2012 in originale perché è un, uno dei libri più venduti della Repubblica Ceca è arrivato in Italia nel 2017 per Keller, che posso dire una cosa: ha fatto un lavoro egregio sia per quanto riguarda la copertina sia in generale per l'edizione. Adesso io non ce l'ho qui con me da farvi vedere perché l'ho letta eh, giù in Sicilia, ho lasciato il mio volume in Sicilia. Eh, però, ehm, insomma, chi ha avuto per le mani questa edizione sa quanto è preziosa, ricercata la carta, proprio solida. È proprio un piacere per qualcuno che è un bibliofilo eh, avere appunto tra le mani un tomo del genere perché è veramente ehm, curato. Ecco, mi, ver mi viene da dire, mi viene da usare questo aggettivo. Veramente curato. Io le volevo farti i complimenti per la tua instancabilità, io a quest'ora sono stanchissima, oggi è stata una giornatina, devo dire, ma per le letture stregate questo è altro, poi lo sapete che a me piace parlare di libri, quindi in realtà trago energia, insomma, dal, dal parlare di, um, di libri. Allora, uno dei libri punto, più venduti in Repubblica c'è cioè che in Italia arriva qualche tempo dopo, se ne è parlato comunque moltissimo anche l'anno scorso perché l'autrice è stata al Festival di Mantova. Eh, insomma, mh, è abbastanza ehm, conosciuto, evidentemente il tema è molto caro ai lettori e alle lettrici e non fatico a capire perché. Partiamo dalla copertina, no? Parlavamo di edizione curata e anche dal punto di vista grafico non mancano eh, i dettagli. Eh, allora, innanzitutto, il sottotitolo di questo libro è scritto in corsivo, lo vedete? Eh, appunto alla base della pianta raffigurata c'è cioè una misteriosa storia dei Carpazzi bianchi ed è scritto in questo corsivo come se fosse appunto un appunto eh, su un taccuino, su un diario. Eh, allo stesso tempo è raffigurata una pianta. Eh, questo perché eh, là, al centro di questa storia ci sta il rapporto con la natura, come in ogni lettura stregata che si rispetti. Il rapporto con la natura è un rapporto privilegiato eh, che spesso hanno certe donne, le donne, mh, le donne che hanno dei poteri, le donne che traggono energia dalla terra, che hanno un, un tipo di conoscenza diversa rispetto a quella mh, degli uomini, della guerra, della società, è proprio a parte. E, e le erbe in questo sono fondamentali perché eh, proprio... Tramandando la conoscenza delle erbe e delle, delle loro proprietà si acquisiscono eh, delle conoscenze che vengono poi tramandate di generazione in generazione ed è un'antica tradizione eh, femminile, spesso osteggiata perché visto come una conoscenza eretica, no? per la quale molte donne furono anche perseguitate. In questo caso ci troviamo eh, nei Carpazzi bianchi che sono, per chi, non lo per chi non li conoscesse, una catena montuosa tra la, e, eh, cioè, tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Eh, quindi un, um, come si può dire, um, un territorio molto periferico, ecco, ai confini orientali, diciamo. Ed è la storia moderna di un processo alle streghe, perché anche se i processi alle streghe sono stati, sono stati fatti, uh, grazie mille per l'abbonamento. Intanto ricordatevi che se avete Prime dovete ogni volta rifare l'abbonamento ogni mese perché non si, non si attiva automaticamente ed è gratis. Se avete un account Prime e mi date una mano a portare avanti queste piccole live. Eh, cosa stavo dicendo? Sì, eh, la storia è ambientata in questo territorio di frontiera e ehm, anche piuttosto remoto, eh, dove ehm appunto si eh, trovano queste dee che danno anche il titolo al libro, le dee che sono eh, un gruppo di donne, di veggenti, di guaritrici, proprio perché posseggono questa conoscenza, eh, a bar su, in questi paesi abbarbicati sui Carpazzi Bianchi, eh, che usavano loro, questi loro talenti, questi loro poteri, tra virgolette, per fare del bene, ma anche per fare del male. Quindi si trasmettevano sia benedizioni, sia incantesimi benefici per la comunità, sia però anche maledizioni, sortilegi, ecco diciamo così. Naturalmente quando parliamo di magia non parliamo di magia nel vero senso della parola, eh, parliamo di una magia che ha più a che fare con la suggestione, che ha più a che fare con un tipo di medicina alternativa, che fa molto leva sull'effetto placebo, eh, su appunto suggestioni oppure sulle erbe mediche. Quindi non dovete pensare a queste idee come delle fattucchiere, ma più che altro come appunto a delle donne sagge che si tramandano questa serie di conoscenze e che ripeto, eh, usano sia per fare del bene sia per fare del male. Cioè, non sono delle eroine, ok? Eh, sono semplicemente un gruppo di donne che aveva un potere anche. Diverso rispetto a quello canonico, maschile, patriarcale, e che per questo motivo furono perseguitate. Prima ho parlato di storia moderna di un processo alle streghe, proprio perché uh, questo romanzo affronta tutta la storia della Repubblica Ceca del Novecento. Uh, anche se ci troviamo in questo minuscolo paesino <ride> sui carpazzi bianchi, in questi minuscoli paesini, anzi, perché è una rete di paesi, uh, una comunità estesa, diciamo, anche se ci troviamo in questa uh, località remota, la storia arriva anche lì e quindi noi eh, a, a, diciamo, a, assistiamo all'avvento eh, del nazismo, quindi la storia si mh, segue più o meno dagli anni 30 precedentemente, poi durante eh, il regime nazista, l'occupazione eccetera eccetera e, e arriva fino al regime comunista con cui poi si conclude la vicenda capirete dopo perché. Mm, scusa se ti interrompo. Mi è venuto in mente ora. A settembre le sub su Twitch costano meno. Non so se i tuoi follower lo sanno. Adesso lo sapranno. Comunque, grazie mille perché vedo che vi state abbonando per quattro mesi. Addirittura, grandi grazie mille. Um, allora, dicevamo. Storia moderna della stregoneria perché eh, ci troviamo appunto nel Novecento e queste donne sono in qualche modo state perseguitate esattamente come le streghe venivano perseguitate nel Seicento. Se ci aggiungiamo poi che questo gruppo di dee, appunto come vengono chiamate per tutti in romanzo, um, effettivamente fanno risalire le loro origini alle streghe perseguitate proprio in quella zona, in, proprio nel Seicento, quindi tra Medioevo e Età Moderna, allora, tutto con Lima, diciamo così. Uh, potreste pensare che questi siano fatti di finzione, ma in realtà, secondo me, la vera cifra stilistica di questo libro e il suo punto di forza è proprio che è una miscela magistrale tra finzione e realtà. Perché le idee sono veramente esistite, sono state veramente oggetto di interesse da parte del nazismo, sono state veramente perseguite dal comunismo e l'intero romanzo è un'indagine che usa sì gli strumenti del thriller per tenere alta l'attenzione, ma è molto più di un semplice romanzo. Perché eh, anzi, potremmo dire che ha quasi un gusto etnografico. La stessa protagonista è una discendente delle idee d'ora. Ed è eh, appunto l'ultimo discendente di una stirpe di idee e fa la ricercatrice all'università: ricercatrice etnografa. Quindi lei. Il, tutto il romanzo si imposta su un doppio sguardo: lo sguardo di lei, come ultima discendente delle idee, che deve scoprire la verità sulla sua famiglia perché su di lei e sulla sua famiglia ci pesano tante spade di Damocle. In realtà, eh, ci sono tantissimi segreti e misteri di cui lei non è mai stata resa partecipe, e, che qui, e quindi c'è un enorme buco nel suo passato. Lei è stata allevata da una delle idee più potenti della comunità, ovvero Surmena. Che è stata eh, rinchiusa in manicomio quando lei era ancora una giovane donna, una giovane ragazza e quindi è cresciuta poi in un orfanotrofio. Quindi lei ha soltanto i ricordi di infanzia su sua zia e non sa se effettivamente è vero che lei si approfittava della buona fede dei viandanti per guadagnare dei soldi spacciando medicine finte, quindi se, non sa se lei era veramente una truffatrice o effettivamente c'è qualcosa di molto più profondo sotto allo stesso tempo c'è un altro tipo di sguardo che è lo sguardo della scienziata, lo sguardo della ricercatrice, cioè chi deve ricostruire eh, un fenomeno storico che è quello della presenza di queste idee e dei loro collegamenti prima con i nazisti e poi con i comunisti. Vi cito un passaggio del libro che fa capire bene lo spirito con cui Dora si approccia alla materia, no? Volevo cartografare l'estensione ancora mai tracciata delle loro competenze, riferito alle idee, che spaziavano dalla conoscenza della natura e del corpo umano ad abilità che nemmeno lei, testimone diretta, riusciva a spiegarsi. Voleva andare a fondo di quello che veniva considerato un fenomeno anomalo. Era sua intenzione mettere in risalto ri l'irripetibilità e l'unicità storica delle idee. A concepire un ampio lavoro che presto sarebbe diventato la sua opera chiave, quindi lei fa di questa tesi di dottorato, dove appunto ricostruisce la presenza delle idee sul territorio cieco, la sua ragione di eh, non solo vita, ma anche, cioè, scusatemi, non solo lavorativa, ma anche di vita. Quindi, siccome diciamo si usa questa scusa del fatto che la protagonista sta conducendo questa indagine. Uh, viene fatto un una stratificazione veramente raffinata di quelli che sono tanti tipi di stili e tanti tipi di linguaggio. Mm -hmm a Partire da quello storico, etnografico, diciamo così, ma anche quel linguaggio burocratico, il linguaggio ehm, dei documenti d'archivio. Perché cosa succede? Eh, all'interno della narrazione, cioè, siccome lei l'unico modo per fare ricerca è scartabellare, in sostanza, eh, all'interno del romanzo si, fa, si mostrano i documenti che lei legge. E sono carteggi di nazisti, quindi scambio di lettere dei nazisti, di ufficiali nazisti, um, perizie psichiatriche, uh, denunce che sono state fatte contro le dee, addirittura stralci di processi alle streghe del 1600, perché vi ho già spiegato che appunto le dee discendono dalle streghe che sono state perseguitate nel 600, resoconti di servizi sociali, di tutto e di più. Quindi praticamente eh, è un metà, cioè un'opera un a metà tra dossier, romanzo, ricostruzione storica, eh, antropologica, è veramente un mix unico. Um, tutto piegato alla volontà di ricercare le radici e quindi l'identità di questa donna d'ora ma più ampio spettro eh, la verità su un fenomeno storico che è stato spesso insabbiato, cioè la persecuzione di queste donne. Infatti la storia delle dee, così come <ride> è successo per tutte le donne eh, che sono state in qualche modo perseguitate, si interseca con quella del potere istituzionale. In questo caso, la Repubblica Ceca abbiamo già anticipato, è stata prima eh, contesa da, da, dal potere nazista e poi è diventato eh, è passato sotto il controllo del regime comunista. Entrambi ovviamente non vedevano di buon occhio le idee. Allora, è interessantissimo comunque in generale, cioè se siete appassionati di storia, eh, questo tipo di eh, romanzi sono preziosissimi perché effettivamente. Ehm, di sotterrano uh, fenomeni storici completamente trascurati nel caso specifico io non lo sapevo ma i nazisti si sono molto um, interessati a fenomeni pagani come quello della stregoneria questo perché credevano che in qualche modo il cristianesimo avesse um, censurato o comunque cercato di eliminare eh, le antiche la, le, diciamo le origini, gli antenati della razza ariana cioè le stirpe, le, la stirpe germanica e quindi veramente pensavano che chi compiesse rituali pagani in questi territori fossero veramente antiche tribù germaniche per questo avevano uno, veramente un occhio di interesse nei confronti di, uh, delle dee perché le dee uh, ovviamente vissute molto tempo dopo alle uh, streghe però ne rappresentavano in qualche modo il proseguio, uh, un proseguio che a dispetto della modernità, a dispetto degli avanzamenti sociali e tecnologici ancora resisteva, cioè rappresentavano in qualche modo un nucleo di resistenza del paganesimo in un certo senso, nonostante convivessero spesso col cattolicesimo, cioè erano donne che spesso erano credenti, ma uh, avevano allo stesso tempo questo amore, diciamo così, per eh, non amore, però questo, eh, questo questa tradizione che tramandavano di, che si tramandavano di madre in figlia, di sorella in sorella, di cugina in cugina, eccetera, eccetera. C'avevano questa rete di solidarietà, eh, spesso ovviamente <ride> tempestata da conflitti, eh, non è che era tutto ore, eh, rose e fiori, però in un certo senso era una tradizione che le teneva unite, che creava una sorta di comunità parallelo, comunque separata, come ho detto prima, un nucleo di resistenza rispetto al potere codificato. E quindi a un certo punto negli anni 50 iniziano ad arrivare i nazisti in questi paesi e a parlare con le dee cercando di carpirne i segreti, addirittura misurano il cranio, cioè conducono i loro esperimenti sulle dee. Chiaramente le dee che erano disposte a collaborare con loro perché chiaramente tutti e, tutte loro avevano bene in mente chi fossero i nazisti. Um, di conseguenza c'era una sorta di... Scetticismo a lavorare con loro e, e chi lavorava con loro ovviamente era accusato di collaborazionismo. Il fine del nazismo, ovviamente, era quello di impossessarsi in un certo senso della loro narrazione e trasformare la loro narrazione di potere femminile, in di potenza, scusatemi, femminile, in una narrazione invece che puntava alla celebrazione della razza ariana quindi completamente. Strumentalizzare la storia, la tradizione e il potere anche delle idee per i loro fini propagandistici. Uh, tutto questo, però, poi terminò perché, uh, come sapete bene, il nazismo uscì sconfitto dalla seconda guerra mondiale e uh, a um, vantaggio invece del comunismo che poi inizia a instaurare tutte le sue aree di influenza, comprendendo ovviamente la Repubblica Ceca. A questo punto voi direte le idee. Tirano un sospiro di sollievo. No, perché eh, il regime comunista, chiaramente, come capirete bene, vede di malocchio le idee, questo perché non erano compatibili con l'ideologia materialista dell'epoca. Eh, venne fatta una grande opera di propaganda contro di loro, considerate delle ciarlatane. E quindi perseguitate cioè le idee erano viste come delle oscurantiste portatrici di una visione del mondo ehm, confusa eh, anzi se non addirittura truffaldina diciamo così eh, fedifraga e eh, che non lasciava spazio alla scienza questo perché perché avevano una visione del mondo più legata alla spiritualità alla natura, molto diversa, insomma, dal materialismo anche un po' gretto, in un certo senso de del regime eh, che non ammetteva altro al di fuori della propria verità. Quindi. <ride> Cioè, insomma, questo romanzo, secondo me, fa capire bene come le donne non importa che tipo di potere ci sia, non importa se destra o sinistra, le legnate le prendono da tutte le parti. Cioè, se tu ti arroghi il diritto di prenderti uno spazietto di potere all'interno della comunità, eh, dove da cui poi i maschi sono esclusi o comunque gli uomini sono esclusi perché questo è un potere che si tramanda unicamente, unicamente squisitamente femminile, che si tramanda eh, di generazione in generazione. Tra le donne, eh, a quel punto vieni punito. <ride> Ora, a livello letterario, L'eredità delle idee è un romanzo abbastanza piano, cioè nel senso che è privo di fronzoli, molto eh, netto, preciso, mm, quasi devo dire uh, anche un po' perché lo vuole, forse un po' freddo, ecco. Mm. No, di, di freddo non direi, però a volte il fatto che ci sono così tanti documenti all'interno del romanzo fa eh, notare una sorta di... Eh, cioè un tentativo di oggettività. Chiaramente, cioè di essere veramente un romanzo molto, molto distaccato, quasi, cioè come se la protagonista volesse mettere un distacco fra la storia e la ricerca, ecco, delle sue origini. Naturalmente però c'è anche un'enorme eh, influenza del soprannaturale, del paranormale, diciamo così. Così. anche se ripeto non c'è mai la magia nel vero senso della parola è più una suggestione perché poi ovviamente le idee che non andavano d'accordo le une con le altre si gettavano delle maledizioni addosso e quindi c'è un po' questa credenza no queste malelingue sulla, eh, sulle, sugli incantesimi malvagi sulle maledizioni eccetera eccetera sul destino in un certo senso e quindi è veramente molto ben costruito. E, e diciamo tutta la sua, tutto lo stile dell'autrice si vede soprattutto nella struttura del romanzo a livello invece di lingua ehm, a parte eh, che appunto vi ho detto prima che ci sono diversi tipi di linguaggio perché c'è quello burocratico c'è quello eh, epistolare insomma ci sono vari tipi di, um, di, di, di documenti vari tipi di stili eh, però a parte questo devo dire, ripeto che non è un romanzo particolarmente retorico anzi assolutamente forse questo è il motivo per cui si legge in maniera veramente molto rapida cioè, non so qual è stata la vostra esperienza di, um, uh, di lettura però io veramente sono stata molto presa dalla storia anche perché è tanto il non detto cioè l'autrice la, gioca molto sulle omissioni tanto è vero che prima vi ho detto che questa indagine questa cast è vissuta molto come con tutti gli strumenti del thriller cioè raccontata con gli strumenti del thriller con i giusti colpi di scena eccetera eh, alla fine però i temi che tocca sono Molti, perché la nostra protagonista non è esattamente una classica eroina del romanzo che deve trovare le sue origini, no assolutamente, cioè la nostra eh, protagonista è particolarmente problematica, già il fatto che lei abbia questa sorta di distacco dalla sua famiglia e invece ci metta tanto tempo a elaborare comunque il trauma... Mh, perché lei è stata proprio staccata con la forza, con la violenza da, da sua zia, che l'ha comunque cresciuta. E il fatto che l'abbia cresciuta sua zia fa intendere che sua madre, suo, è successo qualcosa a sua madre e suo padre, che poi scoprirete. Ma il fatto che lei sia così distaccata presuppone eh, una sorta di freddezza dovuta a un cinismo particolare. Lei, in fondo, è una. come le idee. Una donna che ha subito tante esclusioni. Innanzitutto l'esclusione del suo passato, perché a lei non è mai stata detta la verità, non è, non è mai stato detto che cosa è successo veramente a sua zia, cosa è successo chiaramente a, ehm, a alla sua famiglia d'origine. Cioè lei non sa niente, quindi è esclusa dal suo passato, le viene portato via, è una sorta di recisione che c'è, no? Inoltre la zia, nonostante fosse una delle dee più potenti, non le ha insegnato l'arte delle dee, cioè non le ha tramandato l'arte delle dee. Poi mh, io ho una mia interpretazione del perché lei non è stata esclusa dall'arte delle dee e poi viene in parte chiarito nel finale, che non voglio rivelarvi, anche se in teoria questa è la live di discussione del libro, quindi dovreste averlo letto già. Uh, però per, siccome vedo che siamo più di un centinaio, non vorrei che... <ride> Non vorrei rovinare, insomma, il finale a qualcuno che non l'ha ancora letto. Detto questo, però, rimane il fatto che lei è stata. Persino esclusa da questa tradizione, nonostante lei per prima magari segnali un disagio perché è una donna moderna che vive nella modernità, e quindi anche lei spesso crescendo si è trovata a disagio, però fatto sta che questa è un'esclusione. Dopodiché, lei ha un orientamento sessuale che mh, non viene esplicitato più di tanto, nel senso che non è che viene da data una categoria al suo orientamento sessuale, quindi non vi saprei dire esattamente. Comunque non è etero. Non saprei dire se è lesbica o eh, bisessuale, questo non lo so perché non è stato chiarito, comunque eh, non è eterosessuale, questo quindi genera un ulteriore livello di esclusione perché ricordatevi che stiamo parlando di una donna cresciuta negli anni 60, negli anni 70 eh, del... Um, della Repubblica Ceca, il <ride> regime comunista, insomma no, non esattamente un ambiente progressista, diciamo così inoltre il fratello ha una disabilità per cui questo genera ulteriore marginalizzazione e eh, inoltre in paese dicono che lei ha questa specie di maledizione su di sé che è la maledizione della sua famiglia per cui anche lì le malelingue il pettegolezzo generò Generano ancora altra esclusione, eh, quindi, come vedete, al tema stregonesco puro si aggiungono, c'è una sovrapposizione di tanti temi diversi. Eh, quindi, questo è un romanzo molto stratificato: molto. Eh, Ricco se vogliamo. E anche unico. Ecco, uno dei motivi per cui mi è piaciuto è che è veramente un romanzo originale. Cioè, è difficile trovare un romanzo scritto in questo modo, che affronti lo stesso tema, che racconti la stessa storia e in questo modo. Cioè, direi che è quasi impossibile. <ride> ecco, quindi questo è sicuramente peculiare. Ecco, e poi. Racconta una storia comunque non semplicissima, anzi lunga e complessa, perché considerate che le idee uh, iniziano la loro la loro tradizione in concomitanza con l'arrivo degli slavi in Repubblica Ceca, quindi cioè, stiamo parlando di una tradizione che poi continua fino al XX secolo, perché l'ultima dea morirà nel 2001, di conseguenza cioè, attraversa tutto il Novecento fino ad arrivare al XX secolo. Eh, si tratta di un gruppo di donne che ha incontrato varie ondate di persecuzioni, prima le, le i processi per stregoneria, poi il nazismo, poi il comunismo e questo genera una sorta di estrema ehm, desolazione, cioè disillusione, perché se voi pensate che nonostante i secoli, nonostante il progresso, alla fine, al nocciolo della questione, le donne vengono perseguitate sempre per gli stessi motivi, cioè questo rende cioè il disprezzo per le tradizioni, per la saggezza, per la cultura femminile tradizionale eh, è particolarmente ehm, triste. Infatti questo libro, secondo me, soprattutto sul finale, chi l'ha letto può capirmi, è particolarmente ehm, cupo. E veramente alla fine il messaggio che sembra emergere da questo romanzo sia che... Il ruolo per la fede, la magia, in generale il lo spirituale, la spiritualità sia stato spazzato via e oggi ci sia una sorta di desolazione spirituale in questo senso, dove siamo, eh, cioè un po' la disillusione della modernità che ha spazzato via tutto questo, dove siamo eh, scettici, irrispettosi verso mondi completamente estranei a noi, ma che non abbiamo neanche la curiosità, ma che ten tendiamo a rifiutare completamente. È evidente che Um, le idee non vengono dipinte né in maniera benevola né in maniera malvagia, cioè all'interno del loro gruppo c'è cioè, il tentativo dell'autrice quello di uh, consegnare al lettore le chiavi per l'interpretazione uh, della storia senza fare troppi moralismi. Però di fondo c'è questa sorta di tristezza secondo me per la mancanza di possibilità e anche un po' di immaginazione. Perché ora è vero che, diciamo, se un do domani mi bussa alla porta questa donna che pretende di guarirmi dal raffreddore con che ne so, l'ortica, la mia prima reazione è quella di: mm, come dire, non le apro neanche probabilmente. Però. C'è una differenza tra truffare le persone e invece aiutare le persone e curare il lato umano. Ok? Mm, no, non è vero che spesso la medicina moderna guarisce tutte le ferite, perché non si sta parlando ovviamente di. Che so, devi operarti all'ernia e allora vai dalla guaritrice anziché andare dal medico. Assolutamente no. Però c'è un universo spirituale che non viene cioè che non viene preso in carico dal, dai medici moderni, dalla medicina moderna, e che in qualche modo rimane. Una ferita spirituale quando una persona è malata è anche più fragile, quindi c'è una mancanza e oggi noi ci rifiutiamo completamente di accettare qualsiasi cosa che non sia estremamente razionale, estremamente scientifico eh, e materialistico, no? cioè materialista terreno. E quindi eh, questo romanzo secondo me esprime la tristezza per la chiusura di un mondo che per quanto imperfetto portato a tanta saggezza, tanta tradizione, un, un, una rete di solidarietà, una rete di persone che si aiutavano a vicenda, una dimensione umana diversa, no? E quindi il fatto che si chiuda la vicenda con il regime comunista che fa internare le dee come matte, e le porta nei manicomi e in generale faccia propaganda per fare terra bruciata attorno alle idee, ecco questo porta a pensare che veramente oggi la modernità non ammette altri modi di pensare, altre conoscenze e fa veramente terra, cioè fa veramente mh, come posso dire, ehm, c'è anche il modo in cui vengono ridicolizzate tante tradizioni che per secoli hanno fatto parte della storia umana, della saggezza, io penso, non lo so, all'astrologia, cioè tutto viene facilmente dismesso, non, non mi viene te il termine in italiano, comunque viene facilmente ridicolizzato e trattato, marginalizzato e escluso, sempre guarda caso cose di cui spesso si occupano le donne, e cioè relegato a cazzatone. <ride> Cazzatone per le donne, fermo restando che per esempio io non capisco perché l'astrologia che tra l'altro poggia anche su, eh, non basi scientifiche ovviamente, ma eh, su conoscenze almeno, no? <ride> Deve essere considerata una cazzatona e invece il calcio o il fantacalcio viene considerato una cosa seria, cioè... Sinceramente, non capisco ecco, questo doppio standard. Eh, ad ogni modo, ripeto: ehm, il romanzo, secondo me, si chiude con una nota tri di tristezza perché eh, effettivamente le idee sono portatrici di una visione del mondo diversa e questa possibilità di un mondo diverso, di un modo di intendere la realtà diverso, più legato alla spiritualità, più legato alla natura. Viene, cioè la possibilità viene chiusa, cioè, come se la finestra su un mondo si chiudesse, come se non si potesse più avere accesso a quel mondo e, e questo è valido in realtà per tutti i romanzi storici, cioè tutti i romanzi storici io li chiudo, cioè dopo averli letti li chiudo con una nota di tristezza e amarezza perché penso che sono dei mondi non più visitabili in un certo senso se non attraverso la finzione. In questo caso sembra ancora più eh, malinconico, diciamo, il quadro proprio perché è un mondo che è esistito fino al 2001, cioè stiamo parlando di una tradizione che per secoli ha attraversato eh, l'Europa e che si chiude nella maniera più brutale possibile. E Ancora oggi, appunto, quindi vi fa capire che le streghe in un certo senso esistono e sono tutte quelle donne che si fanno portavoci, testimoni di saperi alternativi, di saperi diversi, che spesso tendono a essere esclusi eh, dal sapere codificato, dalla conoscenza d'elite, diciamo così, approvata, scusatemi, dalle elite, eh, e che invece possono veramente aiutare le persone. Perché poi. Quello che emerge da questo romanzo è che è vero che spesso questi viandanti che si affidavano alle idee per essere guariti effettivamente erano più persuasi dalla suggestione, da questa sorta di effetto placebo, ma se effettivamente questo portava un beneficio, che male facevano? Oltretutto la maggior parte del dei poteri che venivano attribuiti alle dee, Non erano poteri, erano semplicemente il sapere di sap cioè appunto le, co le conoscenze erbologiche, cioè sapere che una pianta effettivamente ti dà un può essere un antidolorifico o una pianta può darti un determinato beneficio, cioè non è che si trattava di far volare gli asini, ecco. E, e quindi niente, eh, l'eredità delle idee a me è piaciuto particolarmente, sono tanti i temi eh, che vengono affrontati, lo stile è, ripeto, dal punto di vista letterario, la prosa è sicuramente solida, piana, non ha particolari momenti secondo me di estetizzanti, diciamo così, o comunque non è che è quella una di quelle prose che ti fa impazzire, ecco, non è Nabokov o altri autori particolarmente eleganti. No, è più netta, è più non so come dire, indirizzata all'obiettivo eh, ed è molto molto mm, Diciamo, si fa strumento del documento che sta imitando, cioè, per esempio, se sta scrivendo una lettera di un gendarme nazista, sicuramente adotta quello stile, se sta raccontando di uno psicologo adotta quello stile, cioè, insomma, è molto cangiante, molto camaleontico, non ha una prosa sua, cioè, non, non è il, quel classico libro come i romanzi di Philip Roth dove la voce del narratore si fa titanica e ti trascina veramente in questo universo caleidoscopico, no, eh, qui si sta parlando di una prosa molto strumentale, molto mm, mimetica, cioè che si indossa ogni volta un abito diverso a seconda di quello che sta di chi sta parlando di chi sta raccontando quindi il narratore in un certo senso si fa proprio eh, carta da parati diciamo così eh, osservatore all'ennesima potenza ecco al, al grado zero proprio um, quindi non c'è un'angolazione particolare da cui è vista la vicenda non c'è il, il Classico Peso dell'autore no? il peso dell'autore si nota nella struttura che ha il romanzo e poi nelle scelte narrative, per esempio il finale che è molto forte, molto suggestivo ehm, e non me l'aspettavo così crudo. Invece è un finale molto coraggioso, secondo me quasi un po' brutale. E nel messaggio di fondo che è appunto eh, il farci il raccontarci questa storia, questo fenomeno storico eh, che è arrivato fino ai giorni nostri, fino appunto alle del XX secolo, e che poi di botto si è chiuso, cioè come se si fosse chiuso questo passaggio uh, nel, in un mondo proprio dimenticato. E basta, quindi queste erano le mie opinioni sull'eredità delle idee Ragazzi. Non so quanti di voi abbiano portato a termine la lettura, perché giustamente stiamo pur sempre parlando di um, Agosto. <ride> Quindi io mi rendo conto che è un, um, un mese birichino da questo punto di vista, dove tutti un po' barano con le letture perché magari sono al mare, preferiscono leggere eh, o fare Barte Zaghi, la settimana enigmistica, eh, Reazione a catene: chi più ne ha più ne metta, oppure magari si vogliono leggere un thrillerone, senza contare che, però, questo libro, secondo me, ha delle thriller vibe: eh? ve lo dico. Eh, quindi non so quanti di voi l'hanno terminato, ma chi l'ha terminato mi ha scritto su Instagram, tipo quattro giorni dopo che era iniziata la lettura, dicendomi: Io l'ho già finito. Quindi lo reputo, cioè lo do come. lo reputo un buon segno. Ecco, lo prendo per buono, eh, nel frattempo. Volevo farvi vedere, vediamo se riesco a fare questa roba tecnica, che vi ho tolto la copertina dell'eredità delle idee, vi metto il nuovo. Um, anche qui vi allargo un po'. Ecco, vi metto la copertina della lettura invece di um, settembre. Ah, nel frattempo Alice dice: Molto affascinante questo commento. Grazie mille, Silvia. Libro bellissimo, mi ha davvero colpita. Grazie, Elena per avermelo fatto conoscere. Grazie a te per esserti fidata. Io sto aspettando dalla biblioteca, giustamente. Anche se devo dire la verità, mm, sono rimasta molto. Io non volevo comprare questo libro, sinceramente lo volevo leggere in ebook per sapere se effettivamente ne valeva la pena o no perché era stato consigliato insomma io prima di stilare la lista del, dei libri da leggere per il programma appunto letture stregate ho fatto un po' di ricerche mi sono un po' eh, documentata con le mie fonti di fiducia e mi avevano detto leggete l'eredità delle idee assolutamente e poi un po' ne avevo già sentito parlare anche io ma sinceramente lo volevo leggere in ebook così perché lo so Mm, non mi era mai capitato neanche di vedere questo libro in libreria. Eh, invece sono rimasta poi per una serie di ragioni l'ho dovuto comprare eh, cartaceo, cioè mi conveniva prenderlo cartaceo. Eh, forse perché l'ebook costava una follia, come spesso purtroppo accade e sono rimasta stracontenta dell'edizione cioè io veramente voglio fare i complimenti a Keller perché è veramente un'edizione incredibilmente valida cioè proprio la carta, le pagine, la stampa, l'impaginazione è veramente bello cioè un bel libro da avere in libreria infatti mi dispiace tantissimo che non ce l'ho qui con me da farvi vedere però anche da sfogliare è veramente un libro bellissimo benissimo um... allora invece a settembre cosa leggeremo? Vardo dopo la tempesta allora, eh, qui invece ritorniamo alle origini, nel senso che è un libro proprio sulle streghe. Sì, ah, l'ebook della <ride> delle de, de costa 14 euro, follia! Sì. sì, infatti conviene, ripeto, prenderlo cartaceo, perché io cartaceo mi sa che l'ho pagato tipo 13 euro, quindi costa un euro di meno e almeno hai qualcosa di solido per, tra le mani. Vabbè. Io comunque queste cose sapete che non le condivido e non le capisco. Detto questo, ehm, Vardo dopo la tempesta è una scelta eh, strategica perché dovete sapere che a settembre noi per i mattoni russi, ma di questo parleremo nel weekend, non voglio anticiparvi troppo. Ehm, leggeremo Vita e Destino di Grossman, che è un librone gigantesco. Molto impegnativo, molto 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 impegnativo, quindi ho pensato di, eh, diciamo, anche se i due programmi sono staccati, cioè nel senso non è che tutti devono leggere tu tutti e due, cioè non siete obbligati a seguire tutti e due i programmi di lettura, sapete che regna la totale anarchia sul canale eh, e sul gruppo, però insomma... Ehm, io invece li dovrò leggere tutte e due. <ride> Quindi, ho pensato un po' egoisticamente a me stessa, e ho detto: per chi già sta leggendo Vita e Destino, non voglio mettere anche per le letture stregate una mannaia, ehm, per cui. Ho pensato di mettere un um, romanzo storico uh, che parli proprio del processo alle streghe, cioè che si, insomma, mh, non, non che parli del processo alle streghe, che sia ambientato durante il processo alle streghe in una località, però mh, che di solito non è interessata comunque la letteratura, non la, diciamo, non la mette tra le località principali del processo alle streghe stiamo parlando di Vardo appunto che è in Norvegia quindi la storia è ambientata nel 1600 più o meno 1617 se non sbaglio eh, durante una vigilia di Natale tutti eh, i uomini del paese che ovviamente mm, si tratta di un villaggio di pescatori tutti i pescatori che erano andati in mare muoiono durante appunto questa tempesta della vigilia di Natale quindi le donne in un certo senso dovranno ingegnarsi per capire cosa fare e soprattutto cos'è successo. Forse non si sa, insomma, c'è un mistero. E quindi questo è quanto: sembra un classico titolo della letteratura straniera della Neri Pozza, che sono romanzi spesso scritti in, in maniera molto, molto buona, ehm, molto d'evasione, diciamo così. Insomma, non esattamente letteratura di altissimo profilo ma ehm, storie particolarmente coinvolgenti eccetera ovviamente parlo sempre per ipotesi perché eh, obiettivamente non ho ancora letto questo titolo lo dobbiamo leggere a settembre per cui vedremo però considerando che appunto c'è eh, accanto vita e destino ho pensato stiamo un pochino scialli a settembre no? E, e niente, questo è quanto, quindi questa è la nuova lettura da segnarvi per settembre. Comunque, l'ho scritto anche prima, ma non so se hai visto. Se continui le letture stregate in futuro, ti consiglio Il Crogiuolo di Miller, opera teatrale breve e intensa che si basa sulle vere trascrizioni del processo di Salem. Allora, eh, dovevamo leggerlo, eh, cioè, insomma, non è che dovevamo leggerlo, eh, era tra i papabili. Ma siccome ho deciso di fare un, un programma molto incentrato sulla saggistica e sulla, sul romanzo, perché sono i generi obiettivamente più letti. Avevo deciso in generale di escluderlo. Uh, però mh, segnatissimo, assolutamente. Bene, questo è quanto. Adesso possiamo iniziare la parte di. Uh, ecco, <ride> la parte di cazzeggio. Tant'è vero che iniziamo con. Ho avuto la malsana idea di iniziare Europe Central di Volman. Priva, prima di Vita e Destino, e più che un gruppo di lettura avrei bisogno di un gruppo di sostegno, effettivamente. Cosa ne pensi di 1984? Mm, sì, un bel libro, diciamo che ho passato ormai il, perio il mio periodo um, di istopie. Tra l'altro ci ho fatto anche un video vecchissimo sulle distopie. Um, è un, io Orwell, comunque lo considero un, un, grandissimo, un grandissimo, scrittore, devo dire che, però quasi quasi mi piace di più come giornalista che come romanziere. Detto questo, 1984 è uno dei romanzi della mia formazione. Um, ricordo che dopo aver letto 1984, poi mi si è spalancato l'universo un uh, di libri distopici e è stato un argomento che mi ha interessato parecchio non vedo l'ora hai paltissimo per vita e destino durante eh, la non so se faremo una live o se registrerò un video comunque farò un video comunque ci sarà qualcosa solo per parlarvi di vita e destino cioè solo per presentarvi vita e destino per capire in che cosa ci stiamo ficcando ok? quindi sarà ehm, interessante se ti piacerebbe di stupiati consiglio il film Brasil sta su Amazon Prime Video io <ride> amo Brasile, è uno dei miei film preferiti da Harry Gilliam e sì se non l'avete mai visto ve lo consiglio chiaramente ha una sua estetica particolarissima e no, non dovete pensare alla classica distopia, perché Terry Hill ha uno stile molto satura, saturato, ecco, per, sia in senso estetico sia in senso proprio metaforico. Ecco, un, un autore molto esagerato che sta sopra le righe. Prima di passare alle cose serie, possiamo parlare male un po' di Ginevra delle nebbie e di Avolo, non ho bisogno di farlo in live, il video non mi è bastato. Sì, ecco, diciamo che il rovescio della medaglia delle letture stregonesche sono i personaggi che non sono streghe, ma che sono solo molto rompicoglioni, esattamente come Ginevra. Ma poi, secondo me, posso dire che, però, lei ha sbagliato a farla così insopportabile come personaggio. Perché è troppo inferiore rispetto a Morgana. Io capisco che Morgana doveva essere il cuore del romanzo, però non è che facendo diventare la tra virgolette nemica di Morgana, una testa di cazzo. Allora hai reso Morgana migliore? No, lei hai, hai reso soltanto tutto molto più artificioso, secondo me, perché veramente è troppo artificioso il personaggio di Ginevra, è proprio finto, talmente è stupida, è insopportabile. Ginevra è personaggio più noioso di sempre hai rolling è continuo. Cioè, ma chi ha voglia di leggersi questa che è super cattolica, che non vuole ma vuole ma vorrei, forse no, no. Tra l'altro, ho trovato un PDF di cinque pagine con l'elenco di tutti i personaggi di Vita e Destino, ne parleremo. <ride> ne parleremo. Cioè, pensate un libro che inizia, cioè si introduce la materia con cinque pagine di personaggi. La Ginevra è la bulletta cheerleader dei film Teen Drama, <ride> sì, e lei? Cioè, ha questo ruolo purtroppo non necessario in un libro del genere. Tra... Io, tra l'altro, non credo che leggerò mai i seguiti. Ma ditemi, non so se qualcuno di voi li ha letti, ma non so, fatemi sapere se anche nei seguiti rimane così allucinante o, <ride> o migliora. Io sto finendo di leggere La ragazza del treno di Paula Hawkins. Ah, io non l'ho letto perché ho visto il film e questi libri parliamoci chiaro, cioè sono dei trileroni, quindi non c'è un vero motivo per leggerli se sai già la trama e come finisce. Scusate, pausa. Vabbè, ah, veramente. I sequel in verità sono prequel, quindi non credo neanche ci sia. Perfetto, ce ne siamo liberati allora. Ma la mischia di Maini è pazzesco. Stai leggendo Alessia? O l'hai finito? Sì, comunque è stato veramente uno dei romanzi italiani contemporanei che più mi ha sorpreso. Cioè, a parte che non sembra... Cioè, lo so che adesso non voglio fare Stanislao Roscello, però è veramente poco italiano, <ride> molto poco italiano però veramente sarà l'ambientazione perché è ambientato a Bilbao quindi insomma tra Bilbao Parigi così però effettivamente molto distante dalle tematiche comuni della letteratura italiana contemporanea vabbè devo dire che la nuova, il nuovo setting anche se oggi siamo stati un po' sfortunati perché l'ho dovuto montare in 448 però è venuto bene, ecco, ho avuto anche spazio per metterci la copertina di, di Vardo, che adesso tolgo perché non ne stiamo più parlando. Oggi ho comprato un altro libro, non dovevo ma era troppo tentata. Ma ancora che ci facciamo i sensi di colpa per comprare libri, no, dai, è passato di moda. Ho letto il secondo volume, bellissimo, pieno di malinconia perché sono tutti invecchiati. Ma Ginevra rimane uguale, se non peggio, anche se ha una presa di coscienza sul rapporto a tre, che è molto intensa. Sì, ma non ce la faccio a leggere ancora i suoi deliri. Ah, ecco, ho visto che era segnato per settembre un'estate con le strega dell'Ovest. Passa al prossimo mese. In realtà, il titolo Un'estate con la strega dell'Ovest, che invece è ambientato in Giappone, un'altra location, sinceramente. Eh, Inconsueta eh, per eh, insomma, la letteratura stregonesca in generale, io l'ho inserito nel caso qualcuno abbia già letto Vardo. Perché eh, Vardo è stato un titolo, ora, non so, nella nostra bolla, chiaramente nel nostro piccolo circuito, eh, è stato un libro. Di cui si è parlato, di cui si è discusso, quindi io ho paura che magari fra di noi la... qualcuno l'avesse già letto, per cui ho messo l'alternativa. E poi, essendo due romanzi, comunque anche qui molto insomma, di intrattenimento, così volevo che, cioè non è che c'è un motivo preciso per cui sono stati inseriti nel programma, se non la tematica. E quindi volevo che ognuno secondo i suoi gusti scegliesse quello che più piaceva. Cioè, nessuno dei due, diciamo, è il... un pilastro fondamentale per la let... le letture stregate. Quindi siate liberi, siate anarchici <ride> e scegliete quello che volete, ecco, fra i due. Io leggerò sicuramente Vardo. Io oggi ho comprato Sorelle, spero sia davvero paragonabile a Shirley Jackson perché se no mi sparo. Roberto, pareri discordanti perché su Instagram qualcuno l'ha paragonato, eh, cioè ha, mi ha dato ragione, cioè effettivamente c'è qualcosa, c'è una scintilla di Shirley Jackson e sta piacendo, altri invece mi hanno risposto deludente, quindi non saprei dirti perché c'è un pareggio. Finito oggi mi ha proprio stregata per rimanere in tema veramente poco italiano. Credo che Alessia si stia riferendo alla mischia di Valentina Maini. Sì, mi, con mi conferma il poco italiano di Stanisla Rochelle. Io l'ho anticipato in attesa dell'eredità delle idee e in un paio di giorni si finisce molto tenero. Eh, parli di um, Un'estate con la strega dell'Ovest? Ma immagino di sì perché molto tenero mi fa pensare più a quel titolo rispetto a Vardo. Allora aspetto la tua opinione. Tra l'altro, ce l'ho qui. Sarà uno dei prossimi libri che leggerò perché io, praticamente, sul comodino ho questo. Eh, sì, buonanotte. Capelli, lacrime e zanzare. Che Fazzi mi ha rimandato perché io ho ben pensato di. <ride> Lasciarlo fuori in una giornata di pioggia si è inzuppato ed è diventato il devoto Oli, è diventato un dizionario e Fazzi, impietosito da questo mio exploit, ha deciso di rimandarmelo. Quindi io ho in lettura questo, che ho in lettura da quest'estate dall'incidente mortale con eh, l'acqua. Poi ho The Divide, che è un altro libro che ho iniziato ad ascoltare in audiolibro e che mi aveva appassionato molto e che avevo anche in libreria, perché io spesso inizio in audiolibro libri che ho in, in libreria che non ho ancora letto, perché magari mi danno il là per continuare a per proseguirli in cartaceo. Questo è un saggio particolarmente tosto. Sullo sviluppo, cioè su tutta la retorica del salvataggio dei paesi in via di sviluppo da parte degli occidentali, e in particolare la domanda: la tesi del saggio è perché esiste la disuguaglianza globale e se è vero che appunto la missione di Far progredire i paesi che sono stati appunto denominati in via di sviluppo, ma anche questa denominazione è chiaramente problematica, è una missione destinata a, ad avere successo se è tutto un'enorme presa in giro. Ecco quindi capirete bene che è un libro molto tosto. E poi, appunto, Fatti mi ha anche mandato sorelle, che io lo vorrei iniziare perché è molto breve: ha appunto una vibe alla Shirley Jackson. Che devo ammettere non mi dispiacerebbe in questo motivo. Detto questo, non inizio altri libri anche perché per le letture stregate e per i mattoni russi abbiamo già eh, dei bei tomoni, quindi non, non, oso, non oso iniziare altro, anche se avrei il cobo pieno di, di, di ebook. Scusa Lotte, ma tra qualche settimana andrò a Catania e consigli su dove mangiare arancini e cannoli. Su Instagram trovi i contenuti in evidenza che si chiamano Sicilia. In ogni caso non è difficile trovare buon cibo a Catania, cioè ovunque vai. Cioè questa è una cosa che mi piace tantissimo comunque il genere della Sicilia, difficilmente devi beccare il posto dove mangi male, dove becchi una delusione perché fondamentalmente i piatti tradizionali li fanno fare tutti, cioè sono cose che sanno fare più o meno tutti, poi puoi beccare il posto un po' più in, un po' più out, così, però insomma, quello è, chi l'è? Ok, perfetto, eh, è passata un'ora di live, è trascorso un'ora di live, come cenerentola, <ride> mi, mi assento, vi do la buonanotte, io vi ringrazio tantissimo per la compagnia, nonostante il tema un po' di nicchia, però sono felice dei nostri risultati della nostra piccola community. Eh, se appunto vi è piaciuto questo argomento, vi invito a iscrivervi al canale Twitch. Se vi piacciono in generale i nostri programmi di lettura, se vi piace discutere di libri, eccetera. È un buon modo per eh, insomma, supportarmi. Eh, mi trovate anche su YouTube ogni martedì c'è un video. Altrimenti ci vediamo domenica qui su Twitch per la nostra classica live domenichina, un po' più scialla <ride> e sicuramente ci, ehm, ci prepariamo per la prossima settimana perché introdurremmo invece eh, i mattoni russi. Quindi questa volta abbiamo parlato delle letture stregate. Prossima settimana ci lanciamo su ehm, i mattoni russi. Detto questo, un grande bacio e ci vediamo!